Pace e bene a tutti, bentornati con il nostro appuntamento con la Santità. Oggi, 10 gennaio, noi ricordiamo Sant'Aldo Eremita. Ascoltiamo. Sant'Aldo Eremita visse intorno all'VIII secolo, in epoca longobarda. Le stesse origini del suo nome sono longobarde. Ald significa in longobardo vecchio, saggio, che poi divenne Alt per i germanici e Old per gli anglosassoni. Ed inoltre lo si trova sia nella geografia redatta dai gesuiti belgi, detti bollandisti, redatta nell'VIII secolo, sia nel martiriologio dell'ordine benedettino. Questo fa supporre il suo legame con il monastero benedettino di Bobbio, fondato da San Colombano nel 614. Secondo la tradizione, l'eremita Aldo era un carbonaio, un'attività che si sposava con la tradizione dei monaci irlandesi di San Colombano, che potevano seguire la regola del santo sia vivendo vita comunitaria, sia vita eremitica. Ogni monaco costruiva la sua cella, vivendoci da solo, e poi condivideva alcuni momenti comunitari e si dedicava durante il giorno ad una occupazione o un mestiere. Dopo la sua morte, in data sconosciuta, venne eretto un oratorio dedicato a suo nome, documentato nell'VIII secolo, che raccolse le spoglie del santo per un lungo periodo. Successivamente, il suo corpo venne traslato dalla cappella di San Colombano alla Basilica di San Michele a Pavia. Cogliamo subito dalla storia di Sant'Aldo una particolarità, perché era eremita, e questo lo abbiamo sentito, ma abbiamo sentito che era anche un lavoratore, ossia svolgeva un'attività lavorativa che per il suo tempo non era così consono per una persona che viveva da solo, come eremita, come monaco. E da qui iniziamo a cogliere la prima provocazione che ci può illuminare la giornata e da oggi in poi anche la nostra vita. Il tempo per il lavoro e il tempo per Dio. Forse Sant'Aldo ci insegna proprio questo, a capire come dosare bene i due momenti nella vita e nella giornata. E per capirlo c'è un trucco molto semplice per capire se c'è equilibrio in questo. Quanto tempo dedichi al lavoro e quanto tempo dedichi alla tua relazione con Dio? Facciamo mente locale, cerchiamo di capirlo veramente. Non sarà che dobbiamo un pochino lasciare spazio proprio di tempo nella nostra giornata ad alimentare la nostra relazione con Dio? Prendiamo insegnamento da Padre Pio. Padre Pio faceva tantissime cose nella sua giornata, la maggior parte non erano per se stesso, anzi, noi lo vediamo confessare, ascoltare la gente, benedire, rispondere alle tante e tantissime lettere che riceveva dai suoi figli e figlie spirituali. Come riusciva, nonostante tutto questo lavoro che faceva, ad avere però un rapporto con Dio eccezionale, saldo, profondo, curato? Gli dedicava del tempo. Tempo per la celebrazione eucaristica, tempo per la preghiera liturgica, tempo per il Santo Rosario. Allora oggi facciamo questo cambiamento nella nostra vita e inseriamo anche soli 5 minuti in cui leggiamo il Vangelo e rimaniamo in silenzio a meditarlo, così nel nostro silenzio e inizieremo a fare questo piccolo cambiamento, insomma, che inserirà una grande novità. È difficile, è molto difficile meditare, ma Padre Pio ci viene in aiuto con un incoraggiamento e ci dice: abbi pazienza nel perseverare in questo santo esercizio del meditare e contentati di piccoli passi finché tu abbia gambe per correre, o meglio, ali per volare. Sant'Aldo prega per noi.